Uno, due, vai. Abbiamo adesso finito di ascoltare la presentazione di un testo che si presenta molto, ma molto interessante, scritto da un ex ambasciatore e relativamente a una faccenda, ne parleremo poi un'altra volta. È molto è criptica, sì, ma infatti va esteriorizzata questa vicenda. Mi ha chiarito un'idea importante che poi diremo entro la giornata, sul fatto che Hitler sarebbe morto a Bariloche. Ora c'è tutta la storia che lui ha fatto, tutti i documenti che è riuscito a ottenere, le persone che ha conosciuto, la comunità tedesca dell'Argentina e del Cile, e io poi mi sono fatto un'idea che dirò dopo. Ora, questo fatto, tanto ve l'accenno appena, perché tutto il discorso è molto, ma molto, ma molto sottile. Anche perché io ricordo bene che un certo personaggio è stato trovato a Bariloche, prima di tutto da alcuni giornalisti della RAI che lo hanno intervistato, poi sono arrivati i servizi segreti italiani che l'hanno carcerato, poi il tribunale militare l'aveva assolto ovviamente, ma qualcuno si è opposto per la semplice ragione che... molto pesanti. E lo dico io adesso, il personaggio doveva essere sotto controllo. Perché? Deducetelo voi, cari amici, perché questo personaggio doveva essere sotto controllo. E sapete per quale ragione mi è venuto in mente quest'idea, così come mi è venuta in mente l'idea che io mi è venuta oggi assistendo a questa presentazione, che poi diremo magari quando saremo in macchina. Beh, mi è venuta l'idea quando ho visto che questo personaggio, che era ultra novantenne, non poteva stare in galera, quindi era ospitato da un avvocato. La sua sistematicamente controllato da certi carabinieri. Quali particolari carabinieri, però? Allora, no, la cosa bella, e con questo chiudiamo, perché se no rompiamo le scatole a quelli che devono fare la prossima intervista. La cosa bella è che questo personaggio è stato fotografato mentre passeggiava ai giardinetti con la scorta dei due carabinieri. Allora, mi sono chiesto subito, la scorta contro chi avrebbe potuto sequestrare il personaggio? E con questo chiudiamo. Domanda, punto interrogativo. Sì, che rimane ancora. Poi dopo diremo il resto.